This is Trechloast.net. Only pure basket inside. Gentilissimo pubblico, buonasera. 82esimo campionato di A1 femminile di pallacanestro. 27esimo consecutivo per il gruppo sportivo Trogilos di Priolo, che quest'anno è targato ISAB Energy. Fra poco la seconda di andata proporrà la formazione di Santino Coppa opposta a Lucca. Noi cominciamo la nostra avventura quest'anno in diretta streaming. Al mio fianco, per la consulenza di informazione giornalistica, Nadia Germana, a cui passo subito la parola. Buonasera e bentrovati, siamo appunto all'inizio di questo cammino, di questa avventura per quanto riguarda la diretta streaming con gli incontri casalinghi della Trogilos Priolo, e iniziamo subito. Tra qualche minuto avrà inizio la gara ufficiale, quindi noi iniziamo a dare qualche numero. Siamo alla seconda giornata, abbiamo avuto un esordio, un debutto con l'opening day. Per quanto riguarda la Trogilos, ahimè, sfortunato contro la matricola Chieti, e adesso con questa seconda giornata naturalmente ci sono tante speranze rivolte alla questa nuova prestazione. Andiamo a vedere immediatamente, prima ancora di parlare un po' delle formazioni, andiamo a vedere la classifica velocissimamente. Abbiamo Acque Sapone Umbertide, Golbet Taranto, Cus Chieti, Famila Vuperschio e Ceprini Costruzioni Orvieto, che sono al primo punteggio, quindi a due punti le vincenti di questa prima giornata, e poi ancora il resto a seguire: Cagliari, Parma, Lucca, Priolo, il Club Atletico Romagna e Pozzuoli, ancora a zero punti. Questo per quanto riguarda la classifica in questa seconda giornata, in questo secondo turno. Questi sono gli incontri: Trogilos Priolo, Gesam Gas, Lucca e ancora Ceprini Costruzioni Orvieto, Pozzuoli, Acque Sapone Umbertide contro Taranto, Club Atletico Romagna contro Parma e Cus Cagliari contro Chieti, riposa Famila Vuperschio. C'è questa novità quest'anno del giorno di riposo per una squadra, proprio per questo discorso del campionato a 11. Sì, campionato un po' zoppo, ma prima di... non zoppica quest'anno solo il campionato, ma onestamente, e lo diciamo per vanto, è la prima diretta streaming di una società di A1, perché altri organi molto più specializzati di noi hanno tentato qualcosa che purtroppo è abortito. Noi siamo qua, vi proponiamo l'immagine. Un saluto agli amici di Lucca, perché sono sul sito che ci stanno guardando e ascoltando, e quindi noi cominciamo subito con le formazioni per quanto riguarda Lucca, con il numero 5 Johnson, numero 7 Dotto, numero 8 Spreafico, numero 10 Andrade, numero 11 Favilla, numero 12 May, numero 13 Bagnara, numero 14 Rosicicova, numero 15 una vecchia conoscenza dello sport priolese, Angela Gianola, numero 16 Benacchi, coach della formazione di Lucca e Diamanti. Per quanto riguarda l'ISAB Energy di Priolo, con il numero 4 Maria Erici, numero 5 Bonfiglio, numero 6 Guerri, numero 7 Duro Giaie, numero 8 Don Vito, numero 9 Milazzo, numero 10 Bestagno, numero 11 Seino, numero 12 Giorgeva, numero 14 Kane. Coach della formazione della ISAB Energy Priolo e Santino Coppa. Arbitrano l'incontro i signori Kersicla di Erba Como e Maniero di Venezia. Lo starting five lo vediamo subito. Per quanto riguarda Priolo, abbiamo Erici, Bonfiglio, Don Vito, Seino e Kane. Sarà come sempre una partita dura quest'anno, perché diciamo che la formazione dell'ISAB Energy di Priolo è un cantiere in costruzione in questo momento. Come ha detto bene Nadia, la prima partita non è andata granché bene, più che altro un fatto mentale, per cui non è andata bene. Solo un secondo per ricordare, a proposito di statistiche, che in vantaggio per quanto riguarda gli incontri con Lucca abbiamo proprio le toscane. Lo scorso anno nella giornata di andata finì 54-66 in favore di Lucca, e invece durante la partita di ritorno il risultato fu di 73-53, ancora a vantaggio di Lucca.
Perfetto. Dopo queste notizie in pillole vediamo un attimino che succede. Il salto è fra la numero 14 Ruggiscova e Kane di Priolo. Primo pallone giocato da Lucca ed è proprio Angela Gianolla in possesso di palla. Sale, riceve Bagnara, ancora Gianolla, movimento per Ruggiscova, Gianolla per Andrade, squadra di La Spezia che adesso è ancora in attacco con Ruggiscova, realizza i primi due punti e quindi c'è il primo vantaggio di Lucca con Maria Eric adesso per Priolo, cerca di replicare il vantaggio di Lucca. Valentina Don Vito può dare il pallone dietro, ancora va a sbagliare Priolo l'attacco, ne approfitta chiaramente la formazione in tenuta rossa, si tratta della squadra toscana. Ancora Benedetta Bagnara, Gianolla, Ruggiscova, pallone per Andrade, lei che va alla conclusione sbaglia, il rimbalzo è recuperato da Seino, può partire Valentina Don Vito, servita magistralmente da Maria Erici, si impatta l'incontro, due pari, 8:49 al termine di questo primo quarto. Ancora Gianolla, possesso di palla per le toscane, Ruggiscova, Andrade, in copertura su di lei è Kelly Kane, pallone per Johnson ma c'è il primo fallo che viene fischiato alla formazione bianco-verde di Priolo, primo fallo che dovrebbe essere di Valentina Don Vito, primo fallo per lei così come primo fallo dell'incontro. La rimessa laterale in favore di Lucca. Andrade per Gianolla ancora, 0 su 1 per Andrade al tiro, adesso Bagnara dentro, va a realizzare Johnson, a nulla è servito il contrasto di Tania Seino sotto le plance, per cui nuovamente il vantaggio della formazione toscana. Eric cerca il blocco di Seino, lo riceve proprio Seino che va alla conclusione, va a sbagliare ma è grande il recupero di palla di Kane che già si fa vedere sotto le plance, ragazza che è arrivata a Priolo da una settimana, non era presente a Chieti e c'è subito il canestro di Susanna Bonfiglio. Quattro pari il punteggio con Gianolla che scambia con Andrade, riceve Johnson, non c'è il tiro di Johnson, ne approfitta Seino che poi può andare per Valentina Don Vito, il passaggio sbagliato di Eric, tentava di mandare in contropiede proprio Valentina Don Vito, non è riuscito perché è stato intercettato il pallone dalla difesa di Lucca che adesso ritorna nuovamente in attacco con Ruggiscova che scambia con Bagnara, guarda il canestro, cerca la conclusione, non va, recupera il pallone Bonfiglio, parte il contropiede e poi c'è Kane che non riesce a recuperare, c'era forse una manata sulle braccia di Bonfiglio, comunque pallone che rimane ancora in attacco per la formazione bianco-verde, è proprio Valentina Don Vito da fondo campo, Seino dentro per Kane, passaggio molto lento che è stato catturato dalla difesa di Lucca, ne approfitta Bagnara e questo costa tre punti alla formazione priolese. Errore abbastanza stupidello fra virgolette ma che è stato pagato a caro prezzo dalla formazione di Priolo. Eric cerca l'attacco fuori e c'è il fallo di Andrade, fallo di Andrade, primo fallo per lei, un fallo per parte. Don Vito, rimessa dal fondo, fuori per Eric, chiede palla ancora a Valentino Don Vito, la riceve, non riceve perché riceve Seino, infrazione di passi di Seino. Può ripartire così l'attacco di Lucca.
Gianolla, Ruziskova va al tiro, ma è Kelly Kane che recupera palla. Può ripartire così la formazione della Isab Energy con Maria Eric. Pallone che viene dato a Tania Seino, perde palla, la rimessa in favore della formazione di Lucca. Sono le palle che io comunque prenderei sempre nel dubbio, non le lascerei andare via. Attacco per Lucca con Gianolla. Dentro per Ruziskova. Non va ed è Kane che è una, davvero una presenza sotto le plance. C'è il pallone che viene sottratto a Eric. Bagnara per Ruziskova, non va, c'è il fallo di Kane, ma è stata veramente una stoppata pulita. Ci saranno due tiri liberi per Mari Ruziskova, ma da qua ci è sembrato quantomeno che l'intervento fosse pulito. Adesso l'arbitro probabilmente si avvicinerà a Coppa, lo ammonirà. Ammonito. Si riprenderà con due tiri liberi sul vantaggio di Lucca, 7-4 in questo momento. Va a mettere a segno il primo tiro libero Ruziskova, 8-4 a 5-13 dalla conclusione del primo quarto di gioco. Sbaglia il secondo tiro e poi Ruziskova sbaglia ancora e c'è il fallo. C'è il fallo di Ruziskova. E se gli arbitri non cominciano a fischiare anche i contatti sporchi, è difficile controbattere Lucca, perché le squadre di diamanti giocano così. Era ampiamente previsto, un commento di Santino Coppa prevedeva proprio che questo incontro sarebbe stato abbastanza duro e che chiaramente gli arbitri in questo momento devono necessariamente tenere sotto controllo l'incontro. Una nota positiva che si nota subito è la presenza veramente importante sotto le plance della Kane, che sta veramente recuperando tutto il recuperabile. C'è ancora tanto da lavorare per questa giocatrice, ma sta cominciando a dare i risultati e soprattutto la sicurezza che Santino Coppa chiedeva proprio in quel in quei momenti. Sì, lo ha detto anche ieri nella presentazione alla stampa: dopo anni vedo un pivot, e quindi evidentemente la fiducia che mette in Kane è una fiducia molto forte, e prenderà. C'è il pallone che intanto c'era il tiro di Bonfiglio che non è andato a canestro. Comunque la squadra sta dando il massimo, sta cercando di lottare, e onestamente dobbiamo dire che questo vantaggio nasce da quell'errore di Seino che ha consentito alla squadra toscana di andare a canestro con un tiro da tre di Benedetta Bagnara. Anche se per Priolo ci sono già sei palle perse, quindi Priolo deve migliorare nel gioco e quindi nel possesso di palla. Non c'è il tiro di Andrade, recupera palla Eric, c'è l'attacco di Priolo che deve andare a trovare la via del canestro che ha smarrito da un po' di tempo. Don Vito non va. Gianolla per Andrade, pallone per Ruziskova, per un attimo aveva recuperato Seino. Gianolla ancora indietro per Johnson che va alla conclusione, va a sbagliare, recupera Maria Eric, ancora il possesso di palla per il play di Priolo. Seino per Don Vito, cerca la conclusione Don Vito, sfortunata Don Vito nell'occasione, pure scivolata, per cui nulla di fatto per la formazione nata da Santino Coppa, che
e ferma ancora a 4 punti. Pallone recuperato, il rimbalzo recuperato da Lucca. Ancora un altro tiro, non va, è Kane che recupera il rimbalzo, quindi sono 7 rimbalzi per Priolo, 4 di Seino e 3 di Kane. Sbaglia ancora Priolo. Gianolla, c'è il fallo di Bonfiglio, terzo fallo di squadra, un fallo di Kane, uno di Don Vito e uno di Bonfiglio. Per quanto riguarda Lisa Benergy, per Lucca un fallo di Andrade e uno di Rusicova. E primo time out dell'incontro con Priolo che non ha saputo reagire un attimino a Lucca. Le due squadre non stanno giocando granché bene e adottano delle difese veramente molto asfissianti, e quindi a 3 minuti e 04 dalla conclusione di questo primo quarto il punteggio di 8-4 in favore di Lucca, che tra l'altro avrà il possesso di palla per quanto riguarda la ripresa del gioco. Eh sì, dobbiamo dirlo, squadre abbastanza nervose, chiuse, chiusissime per quanto riguarda la difesa, e è chiaro che nessuna delle due vuole cedere sin dall'inizio e vuole dimostrare di essere padrona del campo. Forse un po' qualcosa in più da perdere per quanto riguarda Priolo, che sta tentando il tutto per tutto proprio per cercare di venire fuori da questa piccola impasse. Sono soltanto 4 i punti che la separano dall'avversaria, ma questo è già una discriminante, c'è qualcosa che le rende un po' più nervose. Adesso probabilmente Satiro Coppa con questo time out sta provando a riprendere le fila della situazione, cercare di incoraggiarle per andare avanti. C'è tanto ancora di tempo e soprattutto tanto tempo per recuperare. Sì, l'unica cosa è che il punteggio rimane basso, per cui chiaramente quando si cominciano ad accumulare dei punti poi diventa complicato, anche perché le energie che spendi per andare a recuperare punti poi le paghi. Intanto c'è Gianolla per 2 tiri liberi, va alla conclusione del primo tiro libero che realizza, 9-4 il punteggio in favore di Lucca. C'è la seconda opportunità per Angela Gianolla, già play della Trogilos di Priolo. C'è intanto un cambio, entra con il numero 7 Dotto ed esce con il numero 15 proprio Angela Gianolla. 6 lunghezze da recuperare per Lisa Benergy di Priolo ed è Maria Erici in possesso di palla. In marcatura su di lei è proprio Dotto e poi c'è ancora un errore. Johnson realizza. Priolo che sta facendo un po' il gioco in questo momento di ed è grande, non abbiamo parlato perché l'azione è stata talmente convulsa che non abbiamo capito molto, però è chiaro che gli scontri sono questi qua ed è chiaro che l'anima e il cuore che ci deve mettere questo, soprattutto quando hai di fronte una squadra che più che dal punto di vista tecnico riesce a raggiungere dei risultati proprio, come abbiamo detto prima, con il gioco sporco, ed è quello che un po' fa preoccupare tutti, anche perché e questi punti sono arrivati grazie appunto al cuore di cui abbiamo tanto parlato di Priolo. Tania Seino si è intestardita, nonostante tutto ha voluto recuperare a tutti i costi questo pallone e ha messo in condizioni Kane di metterla dentro. Bagnara, Andrade dentro per Rusicova, viene chiusa ma poi è brava in mezzo a due andare a realizzare, è un buon canestro di Maria Rusicova e ritorno nuovamente a 8 i punti di vantaggio per Lucca. Sale, riceve Susanna Bonfiglio, ha tutta una prateria davanti, ma c'era anche il fallo su di lei, ma gli arbitri stranamente non fischiano. Ed è strano poi assistere anche a delle situazioni per le quali Lucca ha 2 falli e Priolo ne possa avere 3. È pronto Dotto per la rimessa laterale, il pallone viene scambiato con Andrade, ancora Dotto, Andrade.
dalla parte opposta a Bagnara. Johnson alla conclusione, mette dentro, ma diciamo che ha tirato in un regime di semi libertà, per cui è andata alla conclusione. Dentro, grande assist per di Bonfiglio per Kane, e la maschera di Bonfiglio si è vista ed è tutta in campo in questo momento. Rusicova, Dotto, Luca in attacco, è Dotto alla conclusione, non va, ma è fortunata Luca con Bagnara che va alla conclusione, non va, ancora Rusicova, mette a segno Rusicova, ma questi palloni non si possono far prendere alla difesa, Priolo deve lavorare molto sotto le pance, tagliare fuori le avversarie, e quindi, perché sennò altrimenti giocano un numero impressionante di palloni. Un errore ancora per Priolo. Dotto, Bagnara, chiusa da Seino, c'è, va a sbagliare Johnson questa volta, e poi è Valentina Donvito, veramente fase di confusione in questo momento con Bagnara che va al tiro, va a sbagliare e poi c'è il fallo. Priolo che sta pagando sotto le plance parecchio, bisogna lavorare molto per tagliare fuori l'avversario, cosa che Priolo non sta facendo, e il numero di palloni che gioca Luca è impressionante. Due tiri liberi per Rusicova. C'è un cambio. Esce Bonfiglio ed entra Giorgeva. Rusicova al tiro. Sbaglia il primo tiro libero Rusicova. Seconda opportunità per lei. Sbaglia anche il secondo e poi non si può consentire a Johnson di recuperare e di fare questo tap-in. Fallo di Dotto, ma è assurdo che Priolo possa prendere un canestro del genere. Si riprenderà dal fondo con Lisa Benergy in possesso di palla. Maria Eric, ci sono 10 secondi per andare avanti. C'è il fallo, fortunatamente fischiato a Spreafico, e ci saranno due tiri liberi per Kelly Kane, e sono i primi due tiri liberi che Priolo ha a disposizione. Mette a segno il primo tiro libero Kane, seconda opportunità per lei. Sbaglia il secondo tiro libero. Finisce qua il primo quarto sul punteggio di 20 Luca, 11 Isa Benergy, e quindi un minuto canonico di riposo per poi riprendere il secondo quarto. E allora proviamo un po' a tirare le fila di questa prima frazione di gioco che si conclude con Luca in vantaggio. Abbiamo visto proprio negli ultimi minuti una
grande concentrazione di gioco in fase di attacco per quanto riguarda Lucca contro una Priolo che sta dimostrando problemi in difesa. È un capitolo che Santino Coppa dovrà curare particolarmente, perché ha individuato insomma una buona strategia per quanto riguarda l'attacco, e adesso bisognerà lavorare proprio in difesa per cominciare un po' a tappare quelle falle che si cominciano a vedere. Un vantaggio quello di Lucca che comincia a diventare importante. La prima frazione di gioco si è conclusa 20-11 e adesso c'è da ripigliare terreno. Note positive, perché bisogna vedere sempre le note positive in questa prima fase dell'incontro. Note positive sono questo duo che probabilmente, da buon conoscitore del basket Santino Coppa, ha sicuramente pensato, ma riuscire a realizzare ciò che si pensa non è sempre facile. Il duo composto da Susanna Bonfiglio e Kelly Kane, che sta cominciando a dare i suoi frutti. Le due giocatrici si sono ritrovate in diverse azioni. Adesso l'imperativo per quanto riguarda il proseguo di questo incontro è proprio continuare con mantenere questa continuità e soprattutto evitare di sbagliare, sì, perché gli errori da parte di Priolo, e questa estrema durezza da parte di Lucca hanno sicuramente influenzato questa prima frazione. Adesso vediamo che cosa ci aspetta Fabrizio Milani. Il secondo quarto ci aspetterà innanzitutto che Priolo faccia meno errori e che soprattutto lavori con i tagliafuori sotto le plance, per evitare che Lucca possa giocare molti più palloni di Priolo e quindi chiaramente avere la possibilità di approfittare e finalizzare l'azione d'attacco. Intanto è Valentina Bonfiglio per Lisa Benergi. Priolo in attacco, c'è la marcatura su di lei, ma c'è il canestro che non va, ma c'è una grande Kane che mette a segno catturando il rimbalzo e avendo anche il tiro libero a disposizione. Quindi come abbiamo detto, l'importanza dei rimbalzi diventa fondamentale in attacco in questo caso, ma soprattutto in difesa, per non dare opportunità alle avversarie. C'è il tiro libero supplementare con Kane, che ha tirato finora con il 50%, 1 su 2, adesso diventano 2 su 3 per Kane. Può ripartire Lucca, lo fa con Dotto, adesso è Sprea Fico che scambia con Rusicicova. Lungo il pallone, ancora Johnson, Dotto va alla conclusione, Dotto non va ed è Kane che arpione il pallone e manda in contropiede Don Vito. Diventa però un'azione ragionata con Elena Bestagno adesso in possesso di palla. Punto di riferimento Eric, che riceve, cerca di tagliare la difesa, non va Eric con l'entrata e quindi Lucca riparte con Ruzicicova che realizza. E ha ragione ad arrabbiarsi Coppa, perché i punti di Lucca nascono veramente da errori di Priolo. Eric, non viene servita Bestagno, riceve Kane, anticipata da Rusicicova. Esce Maria Eric nelle file dell'Isa Benergi ed entra Ilaria Milazzo. Don Vito. No, errore di Don Vito e c'è il fallo di Ilaria Milazzo che ha preso il pallone. L'intervento riteniamo fosse sulla palla. Onestamente non mi sento di condividere questo fallo di Ilaria Milazzo, però ci sta. Andrade, Spreafico ancora Dotto. Spreafico è lei che tenta la conclusione, non va,
ed è Seino che recupera pallone per Milazzo. È lei che adesso ha preso il posto nella posizione di play che era prima di Eric. Don Vito va alla conclusione, Don Vito non va, il pallone dovrebbe essere della formazione bianco-verde perché ultima a toccare è stato il connubio Andrade Ruzicova e quindi ancora Don Vito per la rimessa dal fondo. Fuori per Seino, si ricomincia da Bestagno. Seino alla conclusione non va, ma è brava Milazzo che recupera, ancora Milazzo. Seino può andare alla conclusione, no, questa volta è stata sfortunata Tania Seino, il tiro c'era tutto, era liberissima, quindi la conclusione c'era. Dotto sale, riceve Ruzicova, pallone per Spreafico. Andrade, Ruzicova dalla lunetta mette a segno, ritorna a più 10 la formazione di Lucca dopo che Priolo aveva cercato di rintuzzare il punteggio, c'era riuscita all'inizio del secondo quarto. Adesso le conclusioni di Ruzicova hanno riportato nuovamente un più 10. Kane, sbaglia Kane, riparte nuovamente Lucca, c'è intanto il cambio che Santino Coppa sta preparando con Giorgeva e un canestro di Johnson in acrobazia. Don Vito, pallone per Bestagno, c'è il fallo di Andrade ed è pronto il cambio, dovrebbe uscire Kane ed entrare Giorgeva, ne deriva pertanto che probabilmente come centro giocherà Seino e c'è intanto un time out. Nadia, allora te per il sale dell'incontro fino a questo momento. Sicuramente Priolo sta cercando di riprendere le fila di questo incontro, ma Lucca si dimostra non soltanto molto determinata ma riesce veramente a capitalizzare ogni azione e con grande cinismo va a canestro in ogni circostanza, quindi sbagliando di meno sicuramente si va avanti, questa è dura legge di ogni sport. Sicuramente, meno che mai del basket. E Santino Coppa sta cercando di cambiare qualcosa perché l'inserimento di Giorgeva sicuramente cerca di poter dare qualcosa di più in difesa, anche se chiaramente perderà i centimetri di Kelly, di Kane, Kelly Kane. È chiaro che Santino Coppa adesso deve, da saggio profeta, cercare di mescolare le carte, fare sempre di necessità virtù, ma quantomeno mescolare le carte. C'è da dire anche che Don Vito in questo momento non sta esprimendo tutte le sue potenzialità, ha sbagliato tanto e deve veramente ritrovarsi. Eh sì, è proprio lei che è in rimessa in questo momento, si perde il pallone ed è questa la dimostrazione, Nadia, per la quale questi palloni non si possono perdere. Lucca ha un'altra azione d'attacco ed è una cosa veramente incredibile, perché questo poi viene pagato chiaramente alla lunga. Ruzicova cerca l'entrata, va alla conclusione, sbaglia, c'è infrazione di passi, per cui il pallone è ancora in possesso di Priolo che a 6.07 dal riposo lungo deve necessariamente ritrovare la via del canestro. Sono solo 14 punti in 14 minuti ed è un bottino, onestamente un po' pochino per la formazione bianco-verde. Allora Don Vito e Nadia, vedi, Don Vito sta dicendo una cosa importante all'arbitro. La difesa di Lucca ha lavorato con le mani alte, ma lo stomaco era quello che spingeva, perché secondo me fanno un allenamento particolare e se ci farai caso vedrai che il più delle volte succede questo e gli arbitri non fischiano. Vedi, guarda Ruzicova, hai visto? Ed è quello che uno cerca di sottolineare, perché diventa un altro sport, non è più basket.
Intanto esce Ruzicova ed entra con il numero 13 Bagnara. Poi chiaramente gli arbitri non sono in condizione di vedere il cumulo dei falli che viene fatto dalla squadra avversaria, per cui chiaramente questo fa il gioco di Lucca, che in questo momento è avanti. E qui c'è subito il fallo. C'è la rimessa in favore di Lucca. Secondo fallo di squadra per Lisa Benergy. È pronta Spreafico. Va a sbagliare Lucca, questa volta il pallone viene recuperato da Priolo ed è Don Vito. Ecco, fallo di Johnson. Don Vito, rimessa dal fondo. Pallone per Giorgeva che va alla conclusione, va a sbagliare. Pallone che ancora rimane in possesso di Priolo, con Giorgeva che chiaramente non può sbagliare da lì. Grande velocità, da sottolineare, grande velocità di Lucca, che al di là, diciamo, del gioco falloso ha assolutamente una precisione ed una velocità, un ritmo che Priolo stenta ad arginare. Intanto si riprenderà nuovamente con Don Vito per la rimessa dal fondo, ancora su Giorgeva, rimessa sbagliata. E questa è una squadra che non può fare a meno di Bonfiglio, diciamo la verità. E infatti ci siamo accorti assolutamente con un colpo d'occhio, e Santino ha immediatamente chiamato Bonfiglio. Occorre precisione sia in attacco che in difesa. Ma occorre la maturità cestistica, l'esperienza, la saggezza cestistica che chiaramente in questo momento Priolo non ha sul campo, e quindi ed è qualcosa che può dare. Vedi, questo è fallo. Cioè, con un arbitraggio serio Lucca la partita non la può finire mai. Gianolla alla conclusione, realizza da due, ma è viziata da un fallo di Andrade. Cioè, è chiara la situazione. Bestagno, pallone per Seino, la rimessa laterale ancora per Lisa Benergy di Priolo, che adesso ha 14 lunghezze da recuperare, 28 a 14 il punteggio. Giorgeva alla conclusione, non va, e il buon Coppa si dispera, ma sai, guarda la panchina, ma può solo guardarla in questo momento. Beh, nel caso di Giorgeva c'è veramente tanto lavoro da fare, una ragazza molto volenterosa, ma lo ricordiamo, proviene dalla A2, deve ancora riuscire ad entrare nei ritmi della massima serie, e sicuramente questa non è ancora la sua partita. Speriamo che la sua partita venga presto. Allora, intanto c'è Bagnara in possesso di palla per Lucca, in marcatura su lei è Bonfiglio. Spreafico, ancora Bagnara, pallone per Andrade, ed è Kane che recupera subito palla per Milazzo. Bestagno, pallone per Bonfiglio. Mette a segno Susanna Bonfiglio il canestro per Lisa Benergy Priolo, che sale così a quota 16 a 3.43 dalla conclusione di questo secondo quarto. Ruzicova, pallone per Andrade, non va, e c'è il fallo in questo momento che viene fischiato alla difesa della Isa Benergy, scusate, con il secondo fallo di Kane. Non c'è il tiro libero, c'è la rimessa laterale.
Gianolla per Spreafico, ancora Gianolla. Andrade fuori per Usicicova, Gianolla. Mancano 3 secondi alla conclusione della... Ed è brava Kane che recupera. Milazzo. Ancora Milazzo in possesso di palla. Kane, Bonfiglio. Scusate, Bestagno. Ancora Gianolla. E in attacco Luca. In marcatura su di lei è Milazzo. Ruzicicova. Fuori per Spreafico. Dovrebbe essere uscita con il piede, quindi la rimessa viene data adesso alla Isab Energy di Priolo con Ilaria Milazzo in possesso di palla. Bestagno va a sbagliare. Riparte Luca con Gianolla. Andrade. Bagnara. Dentro per Andrade. Viene servita Gianolla. Ancora Andrade. Lei che cerca la conclusione ma non va. E poi c'è la palla spizzicata da Ruzicicova. E quindi nuovamente Luca in possesso di palla. Ancora Angela Gianolla. C'è il fallo di Milazzo ed è il suo secondo fallo ed è quarto di squadra per la Isab Energy contro i 3 falli di squadra di La Spezia, di Lucca. È pronta Gianolla per la rimessa laterale, mentre c'è un cambio, dovrebbe uscire proprio Ilaria Milazzo e al suo posto entra Maria Eric. Si riparte con Spreafico, Gianolla, Bagnara, il pallone per Andrade, ancora Gianolla che scarica fuori, c'è lo stazionamento in aria per Ruzicicova, irregolare, quindi ritorna in possesso di palla nuovamente la Isab Energy di Priolo con Maria Eric. Viene servita Seino. Bonfiglio, può partire Bonfiglio. Kane, Eric, e c'è il canestro che è buono di Bonfiglio proprio allo scadere, e c'è il fallo di Eric ed è un fallo che onestamente non ci sta proprio, perché porta in lunetta Luca, un fallo che porta in lunetta Luca con ancora a metà campo. Tra l'altro Gianolla è una buona giocatrice, ha una buona mano e ci sa fare con i tiri liberi. Primo tiro per lei, mette a segno Gianolla, c'è la seconda opportunità. Onestamente questo fallo di Eric poteva essere evitato, e mette a segno anche il secondo tiro libero Gianolla. Bestagno. Pallone per Giorgeva. Pallone che è fuori. Rimessa dal fondo per la Isab Energy ed è pronta Gianolla.
Adesso è tutto pronto, è stato ammonito anche Diamanti, quindi si potrà riprendere il gioco. Manca 1 minuto e 5 secondi al termine di questo secondo quarto, con il pallone in favore della Isa Benergy ed è Maria Erici in possesso di palla con Giorgeva che riceve ancora Erici per Kane. Grande pallone di Kane che è stato recapitato da Maria Erici al pivot americano Andrade. Passa sotto le gambe il pallone, fortunatamente non ne approfitta Luca. Erici, Bestagno, chiede l'aiuto Bestagno, il pallone e poi sbaglia Kane. Chiede calma Diamanti e c'è il fallo che viene fischiato alla difesa di Priolo, che avrà 16 secondi però per concludere questo secondo quarto. Punteggio di 30-20 in favore di Luca. Diciamo che Priolo comunque ha cominciato a inquadrare un attimino la situazione, anche se in ritardo. C'è intanto un cambio, esce, viene fatto adesso, dovrebbe uscire Andrade ed entra Johnson. Chiaramente due tiri liberi per Angela Gianolla. Mette a segno il primo tiro libero, 3 su 3 per lei dalla lunetta. Ci sarà l'ultima azione probabilmente per Priolo, perché Santino Coppa chiederà un tiro, cercherà di finalizzare questa azione d'attacco. C'è il fallo, non sarà così perché ancora avrà a disposizione. Non ha raggiunto il bonus Luca alla fine del secondo quarto. Quarto fallo adesso. Nadia, time out, qualche altra notizia anche dagli altri campi? Sì, possiamo dare i parziali di questa seconda giornata. Ceprini Costruzioni Orvieto, GMA Pozzuoli 32-22 per le padrone di casa di Orvieto, e ancora Acque Sapone Umberti de Goldbet Taranto 24-23, un solo punto di differenza tra Umberti e Taranto. Poi ancora Club Atletico Romagna 20 punti, anche qui una sola lunghezza su Parma, che è l'avversaria, che ha 19. Ancora non abbiamo i risultati di Cagliari-Chieti, che vedremo probabilmente durante l'intervallo. No, Cagliari-Chieti probabilmente non è un campo collegato. Sì. Non è collegato Cagliari, perché dovrebbe riposare Schio probabilmente oggi, quindi la squadra che riposa è Schio. Allora si riprenderà con il possesso di palla della Isa Benergy. Sette secondi e 44 centesimi. Bonfiglio, l'entrata di Bonfiglio, il canestro è buono, perché è questa la via. Canestro buono e tiro libero supplementare. C'è poco da fare, la classe non si inventa. Tiro libero supplementare per Bonfiglio. Mette a segno il tiro libero supplementare. Finisce così il secondo quarto, si va a riposo lungo 32-23. Però è una bella iniezione di fiducia quella che Bonfiglio ha dato in questo momento con il canestro e tiro libero supplementare. Del resto Priolo ha fatto le sue fortune con questo schema, e avendo una Bonfiglio così, che riesce a stare sulle gambe come si deve, Priolo può ritrovare la verve dei tempi migliori.
Beh, sicuramente è quello che si richiede a queste ragazze, di poter riuscire a trovare il bandolo della matassa. È sicuramente un gioco di nervi quello che si è compiuto, almeno in questi primi due parziali. Adesso attendiamo di conoscere gli altri risultati. Nel frattempo noi andiamo avanti con questa nostra diretta e ricordiamo che chi ci sta seguendo lo può fare da due siti, da due indirizzi: www.trogilos.net, che è il sito ufficiale della Trogilos Priolo, e ancora dall'indirizzo www.09.tv. This is Trechlos.net. Only pure basket inside.